siano adatti a questo. Gli istituti tecnici superiori lo sono. Sono stati istituiti l'anno scorso con una legge parlamentare della scorsa legislatura, dove tutti i gruppi all'unanimità hanno votato l'approvazione di questa legge che ha istituito gli ITS. Solo che sono poco conosciuti. Un articolo del Sole 24 Ore di oggi ci rammenta che solamente il 20% degli studenti conosce questi istituti. Quindi, prima cosa, informazione alle famiglie e agli studenti su questa nuova figura di istituto che si è affacciata tra i nostri indirizzi. Un buon orientamento che è fondamentale. Io giovedì scorso ho inaugurato Job Orienta, che è un evento che si tiene da 31 anni a Verona e che è il più grosso salone d'orientamento dove le scuole espongono i loro programmi e i loro percorsi, e ho veramente incontrato tantissime realtà, tantissime eccellenze italiane di ITS, ma anche gli istituti tecnici. C'è una riforma in corso e anche questa riforma dei tecnici e dei professionali tende a qualificarli per far capire che con un buon orientamento si può anche indirizzare un ragazzo a soddisfare le sue esigenze culturali in un istituto tecnico senza dover per forza andare al liceo, che è stata un po' così l'inclinazione degli ultimi anni, andare per forza al liceo quando magari c'erano altre strade e altri indirizzi del tutto soddisfacenti. Questi istituti tecnici superiori quindi vanno fatti conoscere. L'orientamento degli studenti deve essere sempre più incentivato e bisogna anche velocizzare i percorsi. Pensate che ci sono 18 decreti attuativi sugli ITS che devono ancora essere approvati. Ne è stato approvato uno solo che stanzia 500 milioni per il rinnovo dei laboratori, che comunque sono un fatto importante perché i laboratori naturalmente in questo tipo di scuole hanno una loro valenza. Quindi io credo che la più importante iniziativa per formare dei ragazzi qualificati, così come nei paesi confinanti al nostro succede da tempo. In Europa abbiamo la Francia e la Germania che raggiungono oltre l'80% dell'occupazione ancora prima che vengano finiti i percorsi ITS. In Italia questo istituto era già presente da 10 anni, ma sostanzialmente rimaneva una scatola vuota con delle piccole eccellenze sparse sul territorio, ma non in maniera organica. Quindi